Cześć, jestem z Polski. Hej, dzień dobry, jestem Jiang Bo-Qiang. Hola, jestem z Portugalii. Ciao, jestem Anne-Christian Pilz, studiuję w Leipzig, w Deutschland. Numero mio jest Alexander Spottel, Freud. Abbiamo tutta la nostra sede piena di giovani, divertenti, bellissimi, giovani, pimpanti, che suonano in tutti gli angolini della nostra sede. Per una settimana vengono sentiti, se ne seleziona un certo gruppo di finalisti e l'ultimo giorno si scelgono i 5 vincitori. Fascinating contest because there are many different kinds of instruments and each person is free to choose their own program, so consequently the range of choice is huge and the range of repertoire that we've heard has been enormous. Abbiamo avuto dei repertori vastissimi, dalla fisarmonica con un repertorio tipicamente dell'Europa orientale ad un duo straordinario sassofono e pianoforte che ha incentrato il proprio programma sulla musica contemporanea francese con una professionalità e un livello qualitativo assolutamente straordinario. Le ragazze non pagano nulla se non le spese di viaggio, per il resto sono completamente spesati sia da noi sia per quanto riguarda l'alloggio dalle famiglie milanesi. C'era arrivato il dépliant con la richiesta di ospitare uno di questi ragazzi e quindi ci siamo candidati. E devo dire che non mi aspettavo una risposta così numerosa. Visto che sono francese avevo chiesto che fosse un ragazzo o una ragazza di lingua o italiana o francese. Le famiglie hanno accettato di prendersi in carico questi ragazzi, sono diventati loro figli adottivi e si creerà tra loro un rapporto che durerà poi nel tempo. È un po' come avere un terzo figlio più grande, improvvisamente. Più grande e divertente. Organizzare, preparare. Stasera abbiamo un concerto di pianoforte e ho preso un biglietto anche per lui. Perché mi ha detto che gli andava bene di venire a sentire ancora pianoforte. Quindi direi che di svantaggi non ce ne sono stati assolutamente, tanto è vero che saremo tutti e due inclini a ripetere l'esperimento. It's fantastic to be here and listen to all those incredibly talented
young people. And then I think it's very interesting that it's not only for piano or for violin, so, but it's mixed up. And that they get to know other instrumentalists and other repertoire. Per noi questo ha un duplice valore. Primo perché i nostri si confrontino con gli altri in modo che ci si renda conto delle differenze di impostazione e si impara sempre, anche a perdere si impara. E secondo, riusciamo a mettere assieme questi giovani della comunità europea. Maybe the biggest difference is actually there is not so much difference. Maybe it's not because of the nationalities. It's more because of personality. I don't think there's that much of a difference between the different cultures. It's just a personal interpretation of the teachers and the students themselves. It's nice for them to meet each other as well and to develop relations with their peers and their fellow musicians, because the music world is very international, but it's also small as well, in that you ultimately can meet many people from around the world, and this is a very great way to learn to develop relationships as well. There are no differences, we think. Music, in our opinion, is a common language. Of course, we speak all the same for music. And this is wonderful, because if we don't understand ourselves, each other by language, we understand us by music, and it's more easy. Le barriere sono tante nel campo musicale, prima fra tutti quella strumentale, evidentemente. Allora, qui non vogliamo trovare un bravo strumentista, vogliamo trovare un bravo musicista. Quello che conta è proprio il magnetismo dell'artista, la figura dell'artista sul palcoscenico. E questa viene fuori immediatamente. On the stage and for musicians, it's very important to have a very big personality. You must to have something to say. When you are on the stage and play to other people, it needs to be very special. It's not only a technical moment, it's not only emotional, but it's all together. I think difficult is to get the feeling that the miracle happens. Because sometimes, okay, you are well prepared and you are going on stage and everything is fine. If it comes, the feeling that this is the moment and you are playing, and then I am enjoying the moment, and I think audience can feel it as well. I'm trying to know what I want to say, and it's more important than to get some nervous or something. On the stage we think that we have to forget everything and just be ourselves and be natural. Je pense que quand on va avec un objectif sur la scène, c'est pas forcément la meilleure façon de convaincre, justement. Chercher à convaincre, quelquefois, c'est voué à l'échec, parce que bon, on a rien à prouver quelque part. If the people who listen this are so happy, so changed inside, that it works. The technique must be well done. This is the base. After that, it comes that something that it's not so well defined in words. Ragazzi, sono sempre tantissimo in tensione in questi casi, sa, perché si stanno giocando un pezzo della loro carriera, cioè questo può essere il primo passo di un cammino felice. E l'emozione, il nervosismo c'è sempre, perché purtroppo non è facile salire su un palco e dover dimostrare ciò che si vale. Suonare alle 9 di mattina, un'ora di seguito, davanti a 10 persone che scrivacchiano, crea tutto molto più difficile da rendere naturale. C'è bisogno di ancora più concentrazione, però con i presupposti che abbiamo detto prima, cioè una giuria competente e ben predisposta, diventa comunque più facile lasciarti andare, ecco. All the candidates were so, how can I say, very modest. No lapse of memory, no wrong notes. The level of preparation was extremely high, and some of these students were very young
and yet extremely mature for their age. It was quite extraordinary. E poi naturalmente c'è anche l'ansia nei confronti del risultato, quando la giuria esce e deve comunicare chi è passato e chi no, è sempre un momento, a mio parere, di grande tristezza, soprattutto in una competizione come questa dove il livello è stato molto alto. I have the pleasure now to announce the name of the three winners of the scholarship. And they are Alice Baccalini, chemist. Apophysis Dubimo. La tensione esiste, è forte, gliela leggi negli occhi, come anche leggo nei loro occhi la delusione di coloro che non vengono chiamati. C'è stato anche l'imbarazzo nostro da parte della giuria di avere davanti una schiera di ragazzi molto, molto, molto bravi, veramente. Quindi la selezione è stata in qualche caso davvero dolorosa. Giovanna Gloria Peccincina di Matascina. Is not like that the name? Grande malincuore abbiamo dovuto lasciare fuori delle persone che avrebbero tranquillamente meritato sia di passare in finale sia di vincere. È stato imbarazzante veramente dover scegliere sia i finalisti, cioè i 10 che passavano in finale, sia i 3 vincitori. Ed è stato per questo anche che c'è stato anche un alto numero di menzionati. It's difficult, it's hard to say you are good enough and you are not good enough. That's hard to say. Also, I was very well surprised how much they clapped, the yes. ones that didn't win or those who won. Vorrei che questa fosse un'occasione non per misurarsi l'uno contro l'altro, ma come se fosse una specie di rassegna in cui ognuno fa vedere quello che sa e porta il proprio contributo a tutti quanti. For me, the most important thing is make the music alive. You know, I'm playing and I'm trying to imagine something, and I want that the audience is imagining the same thing as I am. Because we love music and making music, and we have to get through all these emotions. They are part of our job. The dreams is to change, every time change and do better and better. Now these people have such a quality and such a devotion to something which is terribly has values and individual commitment. They have this devotion and they sacrifice many things in sake of these qualities. I think that's the difficulties to be a young
musicians today are much bigger than when I was young. C'è una partecipazione, un mettere in comune proprio i tesori della cultura. Questo è ormai concepito dai giovani talenti europei che si sono sfilati in questi giorni come un capitale comune, come il capitale comune della nostra grande civiltà musicale. È straordinario come la musica riesca a farti superare delle cose, come possa aiutarti e come possa anche sottolineare e aumentare anche momenti invece di felicità. It's like contamination, so I think in every way it's something miraculous.